Penultimo posto in classifica, peggiore difesa del campionato con 55 gol subiti per l'Atrizium, prossima avversaria del Prato nel turno casalingo in programma a Lungo Bisenzio. La gara avrà inizio alle ore 15. Dobbiamo spingere sull'acceleratore anche se tutte le partite sono difficili, complicate, perché anche l'Atrizium ha un obiettivo da raggiungere che sono i play-out. È una squadra difficile perché è cambiata tantissimo, conosco diversi giocatori e sinceramente per la rosa che ha una classifica bugiarda, però insomma noi dobbiamo cercare di continuare e levarci il prima possibile da là sotto. Nella sfida casalinga con l'Atrizium, formazione lombarda di Trezzo sull'Adda, la squadra laniera cerca la prima vittoria casalinga da quando è tornata a giocare a Lungo Bisenzio. Il problema è che si gioca a Lungo Bisenzio. È diventato un problema che dobbiamo risolvere velocemente, insomma, ora non ci sono più scuse, non ci sono più alibi, dobbiamo cercare di fare una vittoria importante per la classifica e per tutto, ma insomma anche un po' per i tifosi. Il tecnico laniero Giancarlo Favarin per la sfida con l'Atrizium dovrà rinunciare ad Alexis Cennofferi ancora infortunati, per il resto avrà l'imbarazzo della scelta. Ci sono delle cose già consolidate nel sistema di gioco, dei giocatori che si stanno trovando molto bene, Boganini per primo, è chiaro che dobbiamo continuare così, però insomma se c'è da fare qualche cambio i giocatori sono tutti a disposizione. Sarà un Prato avanti tutta, alla ricerca della prima vittoria a Lungo Bisenzio. La partita con l'Atrizium sembra fatta su misura, almeno sulla carta. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di riuscire a portare a casa i 3 punti anche a Lungo Bisenzio, perché comunque i tifosi ci sostengono sempre, vengono anche sempre in trasferta e quindi sarebbe per noi un grande orgoglio riuscire a ripagarli anche con una vittoria in casa. Ecco. È sicuramente una partita da non sottovalutare perché la Atrizium è una squadra di bassa classifica, ma è sicuramente una squadra insidiosa e quindi insomma dobbiamo affrontarla sempre con la mentalità giusta di ogni partita per riuscire a portare a casa 3 punti.